Federica Pellegrini scrive una pagina indelebile dello sport italiano. Alla Duna Arena di Budapest, la divina del nuoto vince una straordinaria medaglia d'oro nei 200 metri stile libero, diventando la prima nuotatrice a conquistare 7 medaglie mondiali nella medesima gara. Quella della Pellegrini è una prova straordinaria, da applausi, semplicemente perfetta. Fede gira ai 150 metri intorno alla quinta posizione e poi compie una rimonta impressionante con un ultimo 50 sbalorditivo che annichilisce la concorrenza. L'azzurra chiude con il tempo di 1:54,73 che le consente di mettersi alle spalle la super favorita della vigilia, quella di Katie Ledecky, che chiude con 1:55,18, campionessa del mondo e campionessa olimpica in carica, e ancora anche con l'australiana Emma McKeon, che dopo essere stata avanti per 150 metri deve inchinarsi alla rimonta della cannibale Pellegrini. A 6 anni di distanza da Shanghai 2011, Superfede torna dunque sul gradino più alto del podio di quella che è la sua gara, affermandosi come una delle più forti nuotatrici di tutti i tempi. Dopo la vittoria, Federica stupisce tutti, dice: farò altre gare in carriera, ma questi saranno gli ultimi 200 metri stile libero che nuoterò. Questo è un po' l'annuncio shock dell'azzurra. Sono in pace con me stessa, prosegue, farò un altro percorso agonistico e arriverò comunque a Tokyo